delle attrazioni principali del Natale più di Fano e ogni anno riesce ad attirare migliaia di turisti provenienti da tutta Italia. Stiamo parlando del presepe di San Marco, che a Fano anche quest'anno ha trovato spazio nella splendida cornice delle cantine settecentesche di Palazzo Fabbri. Lì prendono vita oltre 600 personaggi raffigurati, 200 statue in movimento, tra cui 70 pezzi unici, in 80 metri di percorso con 51 diorami realizzati e 10 in allestimento. A curarlo da sempre Don Marco Polverari. Abbiamo quest'anno ristrutturato un po' tutto l'ingresso, creando anche una nuova uscita, non solo così tecnicamente, ma l'abbiamo anche arricchito con una scena che, dove vengono riproposte le piante, gli animali della Bibbia in rilievo, veramente un modo così abbastanza suggestivo, anche originale di rappresentare il tutto, perché rilievo e dipinto insieme, quasi basso rilievo, no? E dipinto. Sempre così in tema, no? Perché non è la scelta appunto riguarda le piante, gli animali della Bibbia, che hanno appunto nella Bibbia un valore, un significato e un riferimento. Sempre in questa prima parte a prendere una nuova apertura, già stiamo preparando una nuova scena per il prossimo anno in fase di allestimento, invece realizzata in maniera completa è la scena che precede la Natività e quella che precisamente illustra il momento nel quale la Giuseppe bussa alla porta per trovare un posto e il Vangelo dice non c'è posto per loro nell'alloggio, per cui la conseguenza, la nascita in una capanna fuori dalla città o magari all'interno di quella casa nel luogo dove residevano gli animali. Certamente siamo nell'ordine di 200 stati in movimento, ci sono di sicuro occhi e croci, insomma, senza così una stima approssimativa. Poi che cosa magari potrebbe essere interessante, le scene sono 51 scene realizzate plasticamente, no? Ma le raffigurazioni bibliche, tenendo conto appunto delle decorazioni che sono la parte imponente anche caratteristica di questo presepe, sono oltre 100 scene della Bibbia. Presente all'inaugurazione del presepe assieme alle autorità anche il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola, Monsignor Armando Trasarti. Questo presepio è una bella narrazione storica, liturgica e anche pastorale. È un presepio aperto perché racconta 2000 anni di storia dove c'è inclusività di tanti popoli e di tante razze. Si produce poi dentro la Natività e poi riprende il cammino. È un'opera d'arte ma anche un'opera religiosa, ma opera religiosa a maglie aperte, inclusiva e mai esclusiva. Poi il presepe, al di là di tutto, nella Natività ci invita a quel senso dello stupore, del mistero. È l'inno alla piccolezza, l'inno al niente che può diventare qualcosa e qualcuno. La Natività nella piccolezza è un principio che può diventare anche Pasqua nella grandezza dell'amore.